Ci portiamo in testa alla classifica. Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui da me. Allora, in questa prima parte del video avevo detto ci portiamo in testa alla classifica perché è assolutamente vero. E stranamente ho notato che abbiamo approfittato di dei passi falsi di Milan e Juve. Una cosa che noi negli anni passati non avevamo mai fatto. Invece, stranamente, ne abbiamo approfittato contro, tra l'altro, la Lazio, che non è assolutamente una vittima da scherzo. Vittoria per 3-1, vittoria tutto sommato io direi meritata, perché comunque in fase di possesso palla sapevamo sempre bene cosa fare e la Lazio, diciamo che per quanto abbia palleggiato meglio, non ha mai troppo trovato sempre spazio negli ultimi 16 metri. E quindi 3-1, un super Lukaku che finalmente è tornato quello che deve, sembra che sia tornato quello che deve. Il derby è il giorno della verità per vedere chi tra Inter e Milan potrà effettivamente puntare a vincere il bersaglio rosso. L'Inter potrebbe allungare a più 4, sarebbe veramente l'ideale allungare a più 4 perché poi avremo Genoa, Parma e Atalanta, beh, comunque poi le due altre partite, Genoa e Parma, che normalmente quella Parma sarebbe stata più complicata, adesso invece mi sembra più complicata quella col Genoa, però non pensiamoci molto, il Milan potrebbe ritornare in testa più due. E poi, come dire, 1-0, rigore che rivedendolo bene, Ut si prende un po' la palla, Odd appena finito di mangiare anche qua, Ut, volevo chiamarlo Ut, ma mi piace troppo chiamarlo Odd, prende un po' la palla, ma anche un po' Lautaro, rigore che dubbio, abbastanza generoso, ma che si poteva tranquillamente dare, assolutamente non è uno scandalo. 2-0, anche qui un po' fortunati, perché dopo un rimpallo è stato bravo però Brozovic a scivolare, a fare quella scivolata lì che ha messo in gioco Lukaku, che dopo un consulto gli viene assegnato il gol del 2-0. Il 2-1 è stato segnato da Escalante, punizione di Milinkovic-Savic, l'ha presa sulla schiena e l'ha insaccata subito. Ho detto, caspita, adesso è durissima. Ci ha segnato poi pure Escalante in un modo più rocambolesco non si può, però diciamo che si metteva male, ecco, però invece no. Poi subito dopo 3 minuti 3-1, la Lazio perde palla al limite della sua area, poi o Skriniar o qualcosa mette in movimento Lukaku che si beve Parolo, entra in area e fa tutto benissimo, mette un cioccolatino Lautaro Martinez che deve solo spingere in porta. E quindi queste sono le azioni dei gol che assolutamente ci favoriscono perché l'Inter vince 3-1. E una partita che ci siamo portati a casa, 3 punti fondamentali e non scontati assolutamente, che ci siamo portati a casa. Ora testa al derby e assolutamente vedremo poi come proseguirà il campionato. Adesso siamo capolisti, ma sono passate solo 3 giornate dal girone di ritorno, ne mancano altre 16, assolutamente non c'è niente da vantarsi. Quindi sarebbe bello vincere il derby, insomma, per andare a più 4 e poi vedere con Genoa e Parma due partite sulla carta dove siamo molto favoriti. E adesso io non mi dilungo oltre e vi saluto. Ciao ragazzi, vi voglio un mondo di bene.